La novità è che al fine di proprio costituire una sorta di rete di protezione ma anche informativa per tutti coloro i quali hanno bisogno di compilarla, domani è indetta una video riunione, quindi mercoledì 20 maggio alle ore 10, il cui link già è disponibile anche sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Scicli, e quindi per me è importante veicolare questo invito affinché tutti gli aventi, insomma tutti gli interessati, con particolare riferimento a chi poi materialmente dovrà aiutare a compilare questa istanza, e quindi i patronati, le realtà del terzo settore ma anche le associazioni di volontariato, sono veramente invitate al fine di capire insieme, illustrare insieme le modalità operative, le istruzioni operative per compilare il modulo e poter creare, ripeto, una bella rete, un'importante rete di aiuto e sostegno alle persone in difficoltà, soprattutto alla luce appunto di questa emergenza.